Ciao ragazzi, benvenuto al nuovo... Benvenuto, uno, solo uno. A uno, gli altri no. Gli altri no, uno sì. Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video tutto tech. Anche oggi andiamo ad approfondire di più quelle che sono le caratteristiche della nostra Fire Stick che magari non conoscete e che può essere un qualcosa di utile o carino da poter utilizzare quando utilizziamo il telecomando della nostra Fire Stick, appunto. Mi dispiace la ripetizione, ma è così. Nello specifico, oggi parliamo delle Fire Stick non light, giusto, ma che appunto devono avere il tastino del controllo vocale. Perché? Perché potremmo andare a settare, dando il comando vocale tramite il nostro assistente vocale, digli di quanto modificare il volume della TV. Quindi quando voi andate a fare questa azione, premete il tasto, già si attiva il nostro assistente vocale e gli dite alza il volume del televisore, lui saprà che il valore che voi avete impostato dovrà essere aumentato sul televisore col volume. O abbassato, certo. È un'impostazione che secondo noi è carina, perché parecchie volte ci sono dei programmi che magari vengono trasmessi con un volume troppo basso, troppo alto, e voi con questa impostazione potete dirgli di alzare non uno alla volta, perché sennò non vi passa più. Purtroppo il nostro assistente vocale ancora non percepisce più di un comando alla volta. Quando succederà questo, tanto di guadagnato, ma per adesso possiamo bypassare per esempio questo comando con questa impostazione. Io direi di andare a vedere come fare. Direi. Andiamo. Ci becchiamo nel menu impostazioni, col simbolo dell'ingranaggio, andiamo su controllo dispositivi, verifichiamo che il controllo dispositivi sia su automatico, gestisci dispositivi, TV, e andiamo su incrementi volume. Andando a schiacciare o il tasto di avanti veloce o il tasto di indietro veloce, possiamo andare a modificare gli incrementi o i decrementi che verranno fatti del volume. Proviamo a impostare 7, ora torniamo indietro ancora e proviamo a fare questa prova. Aumenta volume TV. Come potete vedere lì sulla destra lo sto aumentando di 7, il valore che avevamo impostato noi. Esattamente. E in questa maniera abbiamo potuto settare una funzione che in realtà fa la nostra assistente domotica collegata col televisore, quindi è comunque una funzione nascosta che almeno noi non conoscevamo, ci siamo informati, abbiamo spulciato all'interno del menu e trovato anche questa funzione. Ce ne sono tante altre che pensiamo di proporvi e fateci sapere qui sotto nei commenti se avete gradito questi video per quanto riguarda gli approfondimenti sulle funzioni nascoste della nostra Fire Stick. Vi ricordo che ci sono le Fire Stick ultimamente in offerta sul sito Amazon. Vi lasciamo qui sotto in descrizione il link per poter cliccare e accedere direttamente. E basta ragazzi, ricordate come al solito di seguirci, far iscrivere più gente che potete, anche alla fine siamo simpatici. Dai, su! Siamo simpatici. Cerchiamo di portare comunque contenuti, esatto, sì, inerenti a una passione che ci accomuna. Esattamente, e ricordatevi voi che siete già iscritti di lasciarci dei bei mi piace. Con tanti mi piace poi il canale inizia ad avere un po' più di visibilità e magari, non lo so, ogni tanto riusciamo ad andare anche noi in home page di YouTube. Quello, vabbè, sarebbe anche troppo, però quando cercate la nostra assistente vocale potremmo comparire anche noi. E io direi che per questo video è tutto, ci vediamo al prossimo. Ciao ragazzi! Ciao!